Ok ragazzi, oggi ci ritroviamo con l'appuntamento e l'esercizio del giorno. Oggi vediamo come stimolare bene addominali e glutei in un unico movimento. Questo è un esercizio un po' avanzato per intenderci, ma non impossibile. Cosa molto fondamentale in questo esercizio, prima di iniziare con tutti gli esercizi, devi fare un buon riscaldamento sia articolare che muscolare. Non dimenticare, a proposito di questo, lo sai già bene che nel mio canale ci sono già diversi tutorial, oppure nella playlist il coach ti spiega, ce ne sono diversi su come riscaldare muscoli e articolazione. Ok, vediamo l'esercizio e poi capiamo cosa non devi o devi fare. Ok, occhio, quindi posizione di partenza, gambe poco più della larghezza spalla, così come le braccia, petto fuori. Ok, da qui spingi glutei, addome, spingi addome, ok ragazzi, quindi questo è l'esercizio, ti consiglio di farne almeno un 10 ripetizioni per gamba e lo prova a ripetere per 5 giri. Ok, quello che devi evitare invece su questo esercizio è cercare di non perdere l'attivazione dell'addome, perché se tu sei in posizione giù e parti con l'addome decontratto vuol dire che perdi anche la curva della schiena, quindi addome attivo, petto fuori e da qui spingi, sempre attivo, non mollare, ok? Spingi e così continua. Ok, spero che anche quest'altro esercizio ti possa essere utile, fidati che è molto efficace specialmente per andare a stimolare il retto e gli obliqui. Se tu hai qualche domanda o hai qualche altro genere di esercizi di questo, mi scrivi sotto. Noi ci vediamo alla prossima, proprio se ti va lascia un mi piace e iscriviti al canale. Ok, grazie a tutti, ciao ragazzi, ciao! Dai, via, aiutala, aiutala. Ok, piccolo aiuto, non oscillare troppo. Forza, chiudi forte l'addome. Dai. Vai. Vai Roberta, vai Roberta. Tieni vicino l'elastico, chiudi la pancia, forte, forte l'addome. Dai, tira! E così si fa! Tira! Apri meglio le ginocchia, che ti vai? Bene, grande guerriera. Benissimo.